Benvenuti da Marco Gaglione, Lecchini contro Mocci, a Lecchini Stadium. Una partita certamente molto importante, in quanto entrambe le squadre vogliono fare un grande punteggio qui. Lecchini di mano in testa contro i Mocci. Una bella partita ovviamente. Lecchini 6 punti, hanno bisogno di una vittoria convincente qui in casa, mentre Mocci 8 punti, anch'essi riescono a ottenere grandi vittorie contro le squadre più importanti, un po' di meno contro quelle un po' più deboli. Arjatovic e Zoran coppia l'attacco per mano in testa, che non aveva molte alternative, e ci sarà anche Stekkevic per i Mocci. Si inizia, come già detto, i grandi assenti a questo punto di questa partita sono la punta del Mocci, pallina al suo posto Stekkevic. Dall'altra parte abbiamo sia Ladrovski sia Zoran, intanto arrapato subito il destro, sia Ladrovski sia Soglia e assenti per quanto riguarda l'attacco della squadra di testa, della squadra di casa. Però ovviamente Zoran è uno che si sa far valere. Certamente gli mancano i gol, servono i gol per Zoran e per Arjatovic, una coppia di certo non affiatatissima, ma che comunque può dare risultati. I Lecchini vengono qui con il morale comunque non alle stelle dopo le ultime partite. Grazie a Pidirac, spalla in mezzo, Pidirac il cross per Stekkevic, contaminazione nella fa sua, si colpo di testa non forte, però poteva essere abbastanza angolato. Bravo contaminazione a farla sua. Come detto, i Lecchini devono stare attenti a questi cross in mezzo, perché sono molto bravi i tre a muoversi sulle fasce centralmente. Arrapato sempre si fa trovare molto libero, poi c'è Stekkevic che magari non è veloce come con pallina, ma comunque può creare molto molto bene grazie alla sua fisicità. Ciufolo, Pidax, lo svedese, Pidax tra lui, Ciufolo, attenzione, Ciufolo, il destro ribattuto, arrapato, posizione regolare del brasiliano che si gira, già sassuta. Skarzowski, lancio per immensa tensione, la posizione fuori gioco, però per Ciufolo, rivediamo, sì, pallone troppo prevedibile uno di Skarzowski che gioca oggi al posto di Cariola. Cariola che ovviamente gioca tutte le partite e oggi era abbastanza stanco. Però i Mocci si vanno a vedere molto di più rispetto a Lecchini, a cui secondo me manca un appoggio importante. Legend si fa trovare molto poco. Ciufolo intanto recupera Sanito, manca il centrocampista che dà un forte in attacco, perché gli attaccanti sono troppo isolati. Skarzowski gira per Kvitax, Andova, attenzione, Andova pallone in mezzo, allontana la difesa di Lecchini che però rischia molto. I Mocci d'altronde vincessero questa partita arriverebbero 11 minuti importantissimi a metà classifica dopo la sconfitta immeritata contro ovviamente la squadra di casa, ovvero il Nan. Cannone sulla sinistra, Cannone si accentra, recupera qui il Fucatun. Skarzowski arrapato, già sassuta. Stekkevic che non è un velocista e quindi molte volte si passa attraverso la fascia destra proprio per cercare un cross in mezzo, perché Stekkevic diciamo che è una punta centrale, però arrapato non è stato messo sul centralmente. Legend, eccolo qui il giocatore, se noi dovrebbe fare la differenza. Tim Lukács gira bene per Cannone, molto bravo Cannone a farsi trovare stavolta libero. Cannone cerca a fondo, ottiene cross in mezzo, Zoran sul fondo, l'esterno della rete, sì, pensavo fosse rete, invece soltanto l'esterno. Per fortuna dei Mocci che si salvano. Qui con Antonioli si è arrabbiato perché hanno lasciato troppo libero la punta dei Lecchini. Andova, Kvitač, guardiamo che l'arbitro odierno, l'arbitro odierno è Silvi, il nostro Silvi. Ovviamente una partita abbastanza, secondo me, semplice da arbitrare, dove entrambe le squadre, è vero, Mocci e Lecchini potrebbero essere squadre aggressive, ma comunque non credo che dal punto di vista dell'importanza ci sia tutta questa appunto importanza in questa partita. Zoran di testa, già sassuta, Ciufolo, Fucatun, Oyatu, Skarzowski, già sassuta, Stekkevic gira per Andova, molto bravo Stekkevic qua. Poi il volo Andova, grande giocare, grande preziosismo tecnico. Kvitač Andova,
posizione. Stenkovic non riesce mai a calciare. Matrisk è molto bravo e può allontanare il pallone per Arjatovic. In questa partita non riesce mai a trovare la posizione adatta, secondo me, questa Arjatovic. Di cui si è parlato sempre un grande bene, però insomma sta facendo ben poco. Rapallo gira per lo scatto di Chassassuolo, che è molto veloce, ma torna, non lo contiene. Chassassuolo è cross in mezzo, Rapallo salta anticipato, poi Legend può far ripartire con la sua velocità Arjatovic, eccolo qui il russo. Matrisca gira in avanti per Zoran, che però è isolato. Grande stop di Zoran. Che Lukács, Martin Lukács, Arjatovic. Arjatovic non riesce a mettere in mezzo, guarda un fallo laterale Lecchini. Se non ci recupera un pallone piuttosto facilmente, gli Echini secondo me non hanno tutte le forze per reagire, per confermare di essere una squadra anche molto buona dal punto di vista offensivo. Gli manca un po' solo l'attacco, perché quando mancano entrambi, sia la Roschi sia Soglia, la cosa succede spesso, diciamo che non è molto fortunata in questo caso dal punto di vista degli infortuni. Ma nel testa Fogatuno vince in pallo, arrabbiato, non passa a Sanito. Zoran, Tim Lukács gira per cannone e si muove molto spesso, lancio per Zoran. Oietu ferma molto bene, lancio in avanti e finisce qui il primo tempo. Ricordiamo l'arbitro Silvi, il nostro italiano Silvi, che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.